Questo video è dedicato ai passeggeri, ma prima andiamo al mare. Siamo fatti la nostra gita, siamo arrivati al mare, come nel mio caso. Noi abbiamo pranzato qui, in questo posto stupendo, oppure siamo andati in montagna, ci siamo fatti una gita fuori porta. Litighiamo con il passeggero perché non riesce a salire. Passeggeri di tutto il mondo, non è colpa vostra. Salire su queste moto non è facile. Molte sono alte, larghe, ingombranti. Non tutte sono basse e facili anche per il passeggero. Quindi noi che guidiamo la moto dobbiamo essere consapevoli e avere la situazione sotto controllo. Come dobbiamo fare per agevolare la salita del passeggero, per non sbilanciarci e magari rovinarci la giornata? Se è possibile, una volta che noi saliamo sulla moto, troviamo un punto dove c'è magari un marciapiede, un punto facile dove far salire il nostro passeggero. Se non lo troviamo, perché appunto siamo in una zona remota come questa, come dobbiamo fare? Allora, una volta che saliamo sulla moto, togliamo il cavalletto, agevoliamo aprendo le pedane del passeggero. Se siamo in una zona piana, quindi non c'è controprendenza e ci sentiamo sicuri, questa è la posizione giusta. Ci piantiamo con i piedi per terra, ricordiamoci che il passeggero in realtà, una volta che sale col peso, la moto la abbasserà. Quindi troviamo una posizione sicura, ci piantiamo e anche se non siamo altissimi, il peso del passeggero, anche se saranno leggerissime, ci agevolerà un pochettino abbassando la moto. Una volta che siamo sicuri, siamo ben piantati, destro e sinistro, mani sul manubrio, il trucco, chiamiamolo trucco, chiamiamola tecnica, fondamentale è guardare avanti. Non abbandoniamo tutto il peso sulla moto, ma rimaniamo in una posizione attiva. Anche un dito sul freno, se c'è un pochettino di pendenza e abbiamo paura che magari la moto si possa spostare avanti o indietro, dito sul freno, tutte e due le mani sul manubrio, sguardo avanti, e quando ci sediamo non su una poltrona ma in posizione eretta. Una volta saliti, ripeto, togliamo il cavalletto perché il peso del passeggero potrebbe farci urtare sul cavalletto e quindi sbilanciarci. Se siamo in una zona dove abbiamo una buona tenuta a terra, non c'è pendenza, o anche se ci fosse, aiutiamoci con un po' di freno e magari anche la marcia inserita. Pianto bene tutti e due i piedi a terra. Verusca, sali come vuoi. Sguardo avanti, posizione attiva. Come vedete, non sono rimasto seduto ad aspettare che mi sbilanciasse, ma sono rimasto un po' più rigido, quella frazione di tempo che basta al passeggero per salire. Quindi, come vedete, se noi che guidiamo abbiamo la consapevolezza di come far salire il passeggero, non avremo più nessun problema. Scendi. Vedete? La discesa è più complicata, ma se rimango nella posizione corretta, in questo caso lei è rimasta con tutto il peso sulla pedana, ma io non mi sono sbilanciato. Vuoi farlo dall'altra parte che so che non sei capace? A salire? Sì, a salire. Lei da questa parte qua a volte ha più difficoltà, quindi di solito mi sbilancia fino a cadere. Vediamo se non succede. Ecco, si è letteralmente appesa alle mie spalle, ma non mi ha portato giù, perché io sguardo avanti, ben piantato a terra, e lei è salita anche appendendosi col suo peso al mio corpo. Prova a scendere dalla parte più difficile. Prima lo scendi di là come vuoi, come vuoi.
facendo così. Ok, questa discesa è stata più facile e piano piano scivolata giù. Quindi, cosa dire? Non litigate con il passeggero, ma impariamo bene noi che guidiamo la tecnica per far salire il passeggero. Col tempo il passeggero troverà sempre più feeling, perché non avrà più l'imbarazzo di salire o la paura che magari si aggrappa a noi e quindi possa sbilanciarci, fare una caduta rovinosa o semplicemente bisticciare perché non sa salire. Forse non l'ho detto a inizio video, io sono Daniele, benvenuti su Motocicletta Team. Per concludere, ormai lo dico sempre alla fine dei miei video, è bene guardare i video, va bene capire le tecniche, trovare lo spunto, mi raccomando però fate i corsi, se siete interessati ci sono tutti i miei contatti in descrizione. Se andate a farvi un picnic nella natura, mi raccomando, ripulite tutto, non lasciate traccia del vostro passaggio. Per oggi è tutto, e da questa location stupenda, buona strada a tutti ragazzi. E come sempre, se volete fare un corso vacanza e finito il corso visitare posti sorprendenti, trovate tutte le informazioni in descrizione.